Salve a tutti amici, ben ritrovati, sono i vostri Terrier, eccoci qui per un nuovo episodio di Uncharted dell'eredità perduta. Sono qui con Chloe e Nadine, pronte contro l'avventura odierna. Allora, questo gioco sarà inizi, intanto vi dico di lasciare un like, commentare, per dire la vostra, che pensate di questa serie, soprattutto per supportare il canale, supportare la serie che vada più avanti possibile. Stiamo sfruttando la versione streaming di questo gioco, in quanto versione digitale non c'è. C'è quella per Uncharted 4, non per questa. Devo dire che lo streaming sì, è interessante, può essere divertente che tu non devi forse scaricare il gioco sul tuo console, quindi memoria non deve essere forse piena, cioè può essere anche piena, ma puoi giocare su streaming. Ma non capisco perché questo gioco sia in streaming. E cosa negativa è che ogni volta che devo aprire questo gioco devo sempre prima di tutto avere la connessione internet con il cavo, quindi stacco dal computer che ho un cavo in stanza per il computer, devo costretto a metterlo sulla PS5 che è in wifi. Il gioco mi dice che avrà dei problemi, quindi meglio con il cavo. E seconda cosa, cioè i caricamenti sono molto più lunghi ovviamente perché tu devi sempre contare con il server, andare a aprire il gioco da zero come se non ci avessi mai giocato. O l'avessi tutto chiuso prima, e vedo che il gioco ha un po'. L'acqua deve andare bene, non lo so, neanche come va come impostazioni grafiche. Se mi va in 4K, ma non penso totalmente. Oh, video. Attivo HDR, chiedo un TV HDR che io non ho. Va bene, con visuale no, niente, non potevo vedere se il gioco va in 4K, penso sia un normale Full HD. Ma comunque, andiamo avanti la nostra storia, quindi bando alle ciance e che viaggio inizio. Let's go! Andiamo, ti aiuto a salire. Vedete che molte dinamiche del gameplay è appunto uguale a quello di Uncharted 4, ovviamente il gioco non è tanto più nuovo e quindi c'è da aspettarselo. Però Seguimi. davvero non capisco perché c'è la versione in streaming, non c'è la versione. Oddio, non c'è la versione in da scaricare, davvero non lo capisco questa cosa. Lei sale qua E sopra. adesso, pazienza. E allora pazienza, allora io direi che usiamo quei tabelloni, cosa c'era anche già in Uncharted 4, quindi vediamo un po' se. No, muoio. Oddio, Fraser! Oddio, Fraser! Chloe Fraser è morta. Addio, Chloe. Ah, ecco di là, cioè puoi vedere sotto ci spinge andare da quella parte e poi andare. Quassù! Sul serio? Sul serio? Eh sì, sul serio. Ok, si va qua sopra. Sì. Diciamo che il gioco anche un po' aiuta a capire dove bisogna andare. Questa è una cosa bella di molti giochi come Uncharted. Questo è pericolante. Sicura che è Sono sicuro? No. intuitivi. Ok, sale dall'altra parte. E ok. C'è cosa qui? Ah no, solo scorri. Non c'è niente da pigliare qui. Gioca anche molto fluido il momento del gioco, ok, questo è interessante, il Forza! pull lag è davvero Di qua! forse al minimo, che non mi sono accorto Ci stiamo tantissimo, allontanando dalla forse cova di ho Asaf. chiesto un po' di Sì, ritardo, ma facciamo un giro va più lungo. che bene, Lo direi. so perché ritardi sempre. Eh sì, sai che ritardo sempre, perché io lavoro e tu non fai niente. Però, ripeto, streaming è buono, ok, ma non ho spiegato per questo gioco, che è un gioco PS4, ho fatto anche PS5 poi, quindi gira l'altra parte. Ok, gira dall'altra parte. Cioè, davvero, non è comprensibile. Non è neanche accettabile, visto che è simile verso come PS3. E cosa fa in modo che tu sei costretto a fare la versione premium e non quella. Abbassati. E Ancora un'ora. Lo faccio non fuori. quella essential. Aspetta. Anzi, quello extra. Che Non c'è è quello niente che da avevo vedere. fatto io. Altrimenti Lotus, c'è movimento. Basso. Ok, Cobra 1. Visto che per premium Merda. non serve tanto, cioè non penso non vale tanto la pena, visto che proprio giochiamo pochissimi, PlayStation 1 e Da che parte? PS2, quindi non ne vale tanto la Su? pena. Comunque se andiamo su, oh ecco qui il nostro primo oggetto, cos'è? Un accendino, Ok. bellissimo, meglio quando c'era, andavamo lì a libertare già loro dei pirati.
Ok, questo di qua dove lo mettiamo? Ok, dentro di qua, no? Vediamo. Oppure no? Penso che va di qua, che c'è anche appunto lo spazio libero. Mea culpa, mea culpa. Dai, super carrellino, gira tu. Però Nadine, se li togli le scatole, mi fa un favore. Si mette in mezzo e non si muove più. Grande Nadine. Questa è Nadine rossa, figlia di Diana Diane Ross. Dimmi che la devo di là. No, vabbè, di là. Io non vedo. Ah, di qua. Ok, ok, l'ho giusto, scusi. Io non c'è qualcuno che ha fatto una cosa inutile. Salta su. Brava. Pink Lotus Hotel. Dovrò lì la bella scena. No. Sto solo esaminando le opzioni. Paura. Che spettacolo che qua muoio. Ah, lei ha quelle opzioni. Oh, attenzione. Posso tornare indietro? Magari c'è qualcosa che può interessare. Se mi ammazzo. Perché lì c'è una stanza. Magari. Dai, brava Chloe. Che lì c'è una stanza che volevo vedere. Eccoci. Fraser, qui dentro. Ecco. Ecco la nostra destinazione, ma di qua non si passa senza una fiamma ossidrica. Ok, ora improvvisiamo. Credevo lo stessimo già facendo. Dove aprirà questo e poi andare da questa parte, penso, no? Io non ho di là, dove sei qua sopra invece. No, no, andare qua sopra. Magari mi aiuti. Prima un triangolo. No, non fa fare niente. Anche se potrei, quindi andrei da questa parte quasi quasi. Dove stai andando? Sto solo esaminando le opzioni. Aspetta. Beh, di certo è all'altezza della sua reputazione. Ah, ecco che ci serve questo. Vai lì, vai, 1, 2, 3. No, di qua non ci va. No, ci voleva assai, dai, su, maledetto. Ci poteva andare lì. Occhio Nadine, che ti sicuramente sono nelle casse. Non lo so, forse. Tu sei rotto con solo una cassa di legno, di razione. Oh, qua c'è qualcosa. Che fate nei privi? Un bel pacchetto apri bottiglia, bellissimo direi. E mo? Mi sa che scende. Mi dispiace. E se evitassimo le casse d'ora in poi? È andata bene. Più avanti. Cos'è stato? Merda. Ah, è andata bene, dai. Non so lamentarci, però quelli ci hanno sentito, però niente ragazze, è la pioggia che fa questi effetti. Ok, c'è uno qua dietro, che però qui non dovevo arrivare. Altro treasure. Ah, candela. Cos'è questa cosa? Calamaglia da viaggio, ok, ok. Però, Andino, non mi blocca la strada, per piacere. Abbassiamoci, no. C'è della cancelleria scadente, se vuoi. Sei sempre così loquace sulle cose. C'è. Sì. E lei paginata da un volto può essere. Ok. Perché non mi fa abbassare? Qui è chiuso. Visto, visto. Amico mio, ti faccio fare un bel viaggetto. Giù per il tubo, come c'è un film. Mi devo appendere. È appena sopra di noi. Visto, non era così difficile. Diciamo. No, sul serio. Non è difficile. No, 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 non è difficile. Salta su.
Eh, siamo arrivati al nostro punto. Qui incontro tanto il cattivaccio. Già lo so che qui non va da tutto tranquillamente. Ci vorrà solo un attimo. Così. Diretta. Troviamo quel disco. Ma già a metà, ma non fammi prima, scusami. Wow. Grazie mille. Siamo una squadra, no? Yeah. Accidenti. Sembra un negozio di antiquariato. Si è dato da fare? Quanto varrà questa roba? Abbastanza per continuare la sua piccola rivolta. Quella è una cosa, forse anche una tiara papale, sembrerebbe. Guarda qui. Ah, oh, terribile. Quanti felini curiosi da queste parti. Parli del felino. In effetti. Però fai massare. Non ti dà fastidio? Sono tutti manufatti indiani. Non è la mia guerra. Anche se le indiane l'avevo un po' curate. Che c'è qui? Distruttore trasformato. Shiva, Besse, no? Complimenti. Erano tutti fatti indiani. Già gli inglesi hanno fatto pulizia, pure questo lo fa pure pulizia. Poverini. Tolgono tutto. Sala e la tigre. Forse è più vicino del previsto. E piglio questo, piccoletto, mettete in tasca. Chi si capirà che sei stata tu? Bella pioggia. Non mancherà nessuno. Allora, di tante cacce tesoro non mi fare il trofeo, ovviamente. Bussola tattica. Altre divinità. Lo prendo in prestito. Sì, ma prendilo. Presa. Ecco. Pieno. Interessante. È chiusa. Non a lungo. Commercia anche in avorio. Stronzo. Lakshmi, la dea dell'abbondanza. Che era quella moto? Gati occidentali, territori Oisala. Oh, merda. No, tutto a posto. Nulla che non sapessimo già. Vuoi che trovi? No. Piano. È magnifico. Cercatela, è vicina. Merda, meglio andare. Nadine Ross. Che piacevole sorpresa. Ah, ah, piano, fratelli. Questa tigre graffia. Asaf. Oh, tutti questi anni. Ma tu non sei invecchiata di un giorno. Troppo gentile. Cerchi lavoro? So che la shoreline ha cambiato gestione. Incidente di percorso. Nulla di irrisolvibile. Ma certo, certo. Peccato. A me servirebbe una del tuo calibro. Perché sei qui?
Questo non è il tuo ramo di competenza. È proprio una bella collezione, devo dire. Claude Fraser. Colleziono antiquariato. Una ladra. Lavori per una ladra. Signore, abbiamo un problema. Signore, il Big Lotus. Che c'è? Hanno fatto fuori l'intera squadra. Pazzo. Arrivo subito. Il disco. Oh, giusto, riguardo a quello. All'inizio ti avevo scambiato per un semplice ribelle. Oh. Ma poi sei riuscito a trovare l'impero Oysala, davvero niente male. Ma il loro grande tesoro, la zanna di Ganesh, non è semplice da scovare. Che stai facendo? Dopo 3 invasioni persiane, 3 diverse guerre, dopo tutti questi anni, nessuno l'ha trovata. Ci siamo quasi. Siete bloccati. E la vostra unica speranza di capire quantomeno dove andare a cercarla è affidarsi a qualcuno che vi possa aiutare a decifrare questo manufatto. Qualcuno con una profonda conoscenza della società Oysala. Esatto. Mm. Un'esperta della loro storia e cultura. La mia parcella è modesta. Una parassita che sa solo sfruttare la nostra lotta per un suo tornaconto personale. Hmm. Questo era un no? Sembrava un no. Hai coraggio, lo apprezzo. Ma non mi servono altri sedicenti esperti. Uccidetele e gettatele nel fiume. Non serve, ci buttiamo da sole! Prendetele! Io che inizio la parte fuga, oddio, dove arriva? Di ogni gioco Naughty Dog si rispetti, anche Uncharted ovviamente che si rispetti. La fuga, taglia così. Boom baby. C'è un bel cattivo cielo di un capo di milizia che fa rivolta per i suoi scopi. Non so cosa lo guidi. E noi gli freghiamo se ne Ganesh. Cioè, tutto ciò che vuole a lui, glielo freghiamo. Sali. Anche Nadine Ross. Qui dentro, presto! Qui dentro, presto! Dai, su. No, vabbè. La fortuna dei principianti. Mi spieghi che volevi fare? Rozzo, ma efficace. Volevi salvarti e sacrificarmi? Sai, si chiama improvvisare. Ora chi è quella poco professionale? Che diavolo vorresti dire? Che hai permesso ad Asap di sorprenderci. Inizio a chiedermi se vali davvero il 50%. Lo sapevo. Volevi davvero farmi fuori. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Tu non sai niente su di me. Ti avviso. L'ultima persona che mi ha tradito è morta. Ecco il fiume. Sì, meglio che il tuo amico sia là. Merda! Ora è meglio andare! Sì, dopo un bel tempo di parlare... La donna ovviamente ci attacco. Giusto, 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 perfetti. Oddio, quanti ce ne sono? No, 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 no. Grazie Nadine. Grazie. Vale ora 100. Sì, sì. E vabbè, quanti cerchi, ma non ci attaccano. Ma guarda che fanno 2 contro 1. Si impuniti. Poi tutto contro di me. Alassane. Sono andati giù come birilli. E mo? Dov'è? Una freccia o qualcosa? Ok, di qua no? Ok, sto bene, sto bene. Sto bene, sto bene. Di qua? Vabbè. Col cavo ci va. Ah, l'abbiamo trovato la strada, però ok. Qualcosa trofeo. Che prima non avevamo fatto, quindi va bene. Che la fatta qui solo rigiocando perché il gioco. Ho registrato fortuna. Prima non è messo questa parte, poi si è cacciato il programma. E si fa tutto, certo. Non è che accettare tutta questa modalità di prendere capitoli dei filmati come ho fatto prima. Così
perché giocano il regista, lo posso ripigliare. Il fiume di sotto scivola lungo le luci. E magari queste volte sono molto, diciamo, brevi. Hanno poi iniziati. Si vola! Ok. Penso che siamo scappati, no? Come va là fuori? Regolare. Arriveremo tra circa un'ora. Bene. La zanna di Ganesh. Ora capisco l'attacco alla capitale degli Oisela. Guarda che roba. Ce l'hai fatta? Non ancora. Ci servirà tutta la fortuna possibile. Pensi ancora a quella specie di esperto di Asav? Stai tranquilla. Se Asav non è già sui gatti, ci sarà alle calcagna. E in più lui ha armi, veicoli e un sacco di uomini. Come ho detto, stai tranquilla. Sembra una specie di chiave. Forse. Vediamo. Ok. Il tridente era l'arma di Ganesh. Poi arco e freccia, quella di Parashurama e l'ascia. Era un dono di Shiva. La grande battaglia. Cosa? La battaglia in cui Ganesh perse la zanna. Se noi troviamo questi simboli, troviamo la zanna. Niente male, Fraser. Sì, beh. Ringrazia mio padre, la mitologia induista era il suo pane. Segue le sue orme. Sarà orgoglioso. Il sole è quasi sorto. Vado a prepararmi. Bel lavoro. Strada per una semplice ripicca. È una questione di principio, ok? Bel panorama. E guarda. Che strano. Scusa se ho dubitato di te, Cro. È Oisala? Oisala. Non è una struttura moderna, quindi siamo sulla strada giusta. Che c'è? Non mi piace. A te non piace niente? No. Abbiamo fatto 100 chilometri senza una traccia di Asav. Pensa positivo. Forse li abbiamo anticipati. Ne dubito. Io cerco la zanna. Asav è tuo. D'accordo. Ti aspetto alla macchina. Ok. E ok ragazzi, iniziamo così il terzo capitolo, ma concludiamo il video di oggi. Abbiamo visto come il cattivo di turno sia quanto pericoloso, infatti Glo e Nadine lo teme molto, quindi non è certo Nadine che teme qualcuno per niente. Ma Glo dice non ci preoccupiamo, siamo avanti, ovviamente avendo questo vantaggio di sapere dove andare. Deve essere un buon vantaggio, proprio visto che ogni volta che siamo avanti con un gioco, in Uncharted, i cattivi arrivano nel punto dove siamo noi, giusto giusto, ci beccano, lì inizia una nostra risalita in termini di trama. Ma se il fatto è che mi piace molto giocare in questo dinamico duo, Nadine e Chloe, non so neanche se trattengono di dire ciò che pensano, mi piace questa loro vivacità, anche un po' di contrasti, anche se la natura
hanno un po' i problemi di fiducia perché Nadine sa il passato di Chloe e Chloe sa il passato di Nadine e quindi sanno che non si possono tanto fidare, almeno sulla carta. E Chloe è quello forse un po' più titubante dell'alleanza perché vede, è anche un po' riluttante per il suo padre, quindi ha i suoi trascorsi passati che non sono certo ottimali. Con Chloe forse, con lui forse si potrà aprire, assumendo anche un po' il passato di Chloe, che sono interessante se il padre, un archeologo che è morto secondo me con la, appunto, la sua grande amore e l'ossessione di trovare la zana di Ganesh. Ma come detto, fino a qui l'episodio di oggi, spero il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un like, a commentare, a dire la vostra. Cosa non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei nuovi video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, Dofro dei Live, e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti multimediali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, dal prossimo Terry, passo e chiudo.